Nello studio di Mauro Mellini commentiamo la conferma dell'assoluzione di Berlusconi in questo, diciamo, che ormai comunemente viene chiamato terzo grado, è un grado di legittimità, però insomma, e ne abbiamo parlato in passato in altre trasmissioni di come appunto Berlusconi sia stato obiettivo, bersaglio della magistratura. Vediamo un pochino Mauro Mellini come commenta questa assoluzione confermata. Ma io credo che in fondo questa è la morte politica di Berlusconi. La magistratura ha assolto il suo compito, la persecuzione ha avuto ormai la sua conclusione e la magistratura si è potuta permettere di largheggiare, non c'era più bisogno. Questa è l'interpretazione data da me già con l'assoluzione milanese. Ormai il cavaliere è disarcionato, è caduto nella polvere, non c'è più bisogno di partire con la lancia in resta contro di lui. E la sentenza della Cassazione è intervenuta, non ce lo dimentichiamo, dopo che era stata data grande risonanza alla richiesta del procuratore generale che aveva chiesto l'annullamento di quella sentenza. C'è stato un mio amico che ha detto: motiveranno, così impara a denunciare il patto del Nazareno. In effetti c'è qualche cosa di singolare, Berlusconi che fa il patto del Nazareno che dura finché dura la spada di Damocle di questo ulteriore processo. La Corte di Cassazione ha fatto quello che doveva fare, per carità, non dobbiamo trovare a che ridire anche quando fa anche le anomalie rispetto all'anomalia della giustizia italiana, ha fatto quello che doveva fare. Se da questo dobbiamo trarne la conclusione che una piccola minoranza, come ha detto qualcuno purtroppo, dei magistrati italiani ha perseguitato Berlusconi, diciamo una grossa sciocchezza. La magistratura compatta è stata, certo, quelli che hanno preso le iniziative sono stati alcuni magistrati, ne potevano essere tutti insieme, ma nella magistratura non ci sono state incrinature di fronte a questa scandalosa accanirsi con una quantità incredibile di processi nei confronti di Berlusconi dal momento in cui è sceso in campo, quando deponendo, non so, mi pare a Brescia, Borrelli dichiarò che Di Pietro aveva detto: io quello lo sfascio. Non è che qualcuno ha detto: beh, tu te ne vai dalla magistratura perché tu non sfasci nessuno, e se hai intenzione di fare lo sfascio, dimettiti, va a fare lo sfascia carrozze, come si dice a Roma, vero? Non c'è stata quindi nessuna reazione in quel senso. Oggi la magistratura, confermata come partito, rafforzata come partito, vincente come partito, anzi partito vincente, la magistratura si può permettere di non dare, diciamo così, ulteriore visibilità a questa sua funzione eversiva che ha portato avanti in questi anni. Quello che è più interessante è vedere invece quello che è stata la reazione.
che Berlusconi sia venuto fuori adesso, è finita la persecuzione, parlare oggi di persecuzione, avrebbe dovuto parlarne prima e di parlare quando la persecuzione era in atto e non per dire che è finita, per dire che era cominciata e come si stava svolgendo e per denunciare il fatto che la magistratura nel suo complesso, con le modalità di partito che aveva assunto e che ha assunto e che sono proprie della magistratura, di cui l'Associazione Magistrati è un'espressione, ma c'è qualcosa ancora più corposo e presente e diffuso nella magistratura, questa solidarietà, questa corporazione partito. Prendere atto che la macchina di persecuzione che ha funzionato contro Berlusconi non è una macchina che è stata buttata via. La macchina di persecuzione nei confronti di Berlusconi esiste, ha funzionato, nessuno l'ha denunciata e quindi è rimasta lì. Contro chi? Ah, non lo sappiamo, ma all'occasione quella è una macchina che può tranquillamente riprendere a funzionare. Se ci fosse uno scontro effettivo, e non quello un po' carnevalesco intorno alla attribuzione ai magistrati di farsi tra di loro le cause per la responsabilità civile, che insomma, oggi ripete pappagallescamente e malamente quella che era una situazione precedente alla costituzione di questa forza politica e di questo successo politico del Partito dei Magistrati. Possiamo dire che se si ripresentasse una situazione nella quale la magistratura avesse messo in pericolo o comunque non, se non proprio messo in pericolo, certamente non più osservato il suo ruolo politico di istituzione preminente rispetto a tutte le altre istituzioni dello Stato, quale è quella che oggi abusivamente questa si è ritagliata, quella macchina di prosecuzione è pronta. Se vado al potere io, per dire una battuta, il giorno dopo, quello lo sfascio, non lo dice solo l'ex PM, ma lo dicono tutti. Le vengono a bussa a casa? Certo, qualcuno provvederebbe. Però, ci sono ipotesi meno scherzose e più di un riformismo autentico, non quello di Renzi, che fa un po' ridere, che investa anche il problema istituzionale centrale di questo paese, che è la preminenza, la magistratura che fa cadere le maggioranze e che fa cadere i governi regionali, quello siciliano un paio di volte, quello abruzzese, eccetera, eccetera. Se qualcuno mettesse mano a questo problema con serietà di intenti, state tranquilli che quella macchina tenterebbe di mettersi in movimento. Penso che se qualcuno però lo facesse seriamente, cioè presentando alla gente la realtà, non sarebbe poi così facile come è stato in fondo facile con Berlusconi. Allora,
andiamo al nocciolo della questione e vediamo fuori la Boccassini. La Boccassini è venuto fuori persino il sindaco di Bari, che è un magistrato che è stato arrestato dalla dirigenza, dice si deve dimettere, eccetera, deve chiedere scusa, anzi non deve dire. Beh, diciamolo subito, la Boccassini... Emiliano, io non mi sognerei lontanamente di difendere la Boccassini. L'ho scritto da Boccassini per vari motivi. Mi bastò la sua presa di posizione contro una bambina, la figlia di Totò Riina, che era stata eletta rappresentante di classe, non so, in questi consigli, in questa storia. I compagnucci di scuola l'avevano eletta. Apri di cielo, era un'elezione mafiosa. Scrisse delle cose che mi fecero particolarmente dispiacere, ecco, dolore, vedere soprattutto il magistrato, donna, che nei confronti di una bambina dice queste cose. Ma lasciamo perdere questo. Quindi io non difendo la Boccassini. Ma la Boccassini che ha fatto? Ha dato il colpo di grazia a un Berlusconi che era colpito da tutte le parti, no? E da... Soltanto che il corpo elettorale continuava a infischiarsi di queste condanne. Se vai a dire alla gente in Italia quello è un evasore fiscale, è beato lui, c'è una solidarietà. E quindi bisogna... allora no, allora un puttaniere vecchio, brutto, lì va con le minorenni, fa i cestini, arco, i soldi. E diciamolo francamente, il fatto che poi queste cose fossero vere, quello che interessa non è, era grande, era, e sapeva o non sapeva che era minorenne, ma certamente questa corte di Arcore che si dedica a queste attività, il Presidente del Consiglio, insomma, ameremmo pensare che sia immerso in altre attività di studio, di consultazione, che si consulti con persone sagge anche al di fuori del mondo politico. E poi c'è sempre il profilo della... il pericolo della ricattabilità, da cui poi... Certo, infatti la cosa non era bella. Ma insomma, di fronte a questo, tra questo e una procura che si dedica a trasformare in reato questo fatto palesemente, bruttamente privato, diciamolo pure, e lo trasforma in reato per potersene occupare. E beh, qui io capisco l'intervento, la CEI, i cardinali, l'Avvenire, i giornali cattolici clericali, se vogliamo ancora usare questo termine, perché questo è, hanno fatto rivivere quella che era la funzione della Santa Inquisizione e dei parroci romani. E non ci dimentichiamo, ai tempi di Gioacchino Belli, il parroco che avesse avuto notizia che due persone si erano appartate, che siccome abbi saputo del mitraghetto con la Fiat d'Augusto, dice, arrivò il parroco con le guardie, lo sorprese mentre lui stava a rilacciare il busto, e mi dice: porco buio, che cosa fate? Gli fa, io mi fece stranì, frate fottuto. E allora io risposi: fo quello che predicate voi, resto gli ignudi, no? Ecco, ora, noi, queste sono cose che, insomma, la morale può essere la stessa, ammesso che la morale cattolica sia sempre la stessa, io ne dubito un po', ma insomma, che consideri certe cose, la morale sessuale in realtà è molto cambiata, ma insomma, mettiamo pure che sia la stessa, ma certo oggi nessuno penserebbe al parroco che arriva
con le guardie a sorprendere gli amanti nella stanza da letto, no? E la Boccassini si è assunta questo compito tranquillamente, in nome della legge, del codice penale, delle novelle varie del codice penale. Quindi la Boccassini è un pezzo della macchina di persecuzione. Questo gli va dato atto, e forse si è assunto il compito anche più antipatico. Ti volevo interrompere un attimo, perché volevo chiederti, adesso mi è venuto in mente, la volevo inserire qui questa cosa, un'opinione sul fatto che questa Rubi, in tutta questa vicenda che mediaticamente è stata fiumi di inchiostro, eccetera, ma scarsamente si ricorda che il motivo per cui questa sta in Italia. Questa è scappata da una famiglia dove il padre e il fratello del padre, lo zio, la stupravano da quando aveva 12 anni. Niente, non se ne parla. Sì, ma... Mi sembra proprio carne da macellaio, mettiamogli quella, è un'arma contro Berlusconi. Diciamo, in altri tempi, diciamo, che in Italia si converte al cattolicesimo e si fa suora. Che bello che sarebbe stato. Invece alla fine Walt Disney con Berlusconi, lasciamo perdere questo. Quello che conta è che questo si cerca di occultare. Mi fa, sì, capisco, l'Osservatore Romano, l'Avvenire, che parlano e dicono che gli uomini politici non devono fare questo, che non ne deve fare nessuno, questo, ostentazioni, il lusso, la cosa, eccetera. Invece Papa Francesco, la povertà, tutto quello che volete, però non hanno detto una parola su quell'altro aspetto, la macchina di persecuzione. E la macchina di persecuzione c'è, e che ne dica qualche mio amico, non sono una minoranza di magistrati. La magistratura purtroppo si è messa, ha fatto quadrato intorno, certo, a delle persone di punta. Una volta, quando sono cominciate queste forme, c'era magistratura democratica che diceva l'uso alternativo della giustizia, e questi hanno fatto l'uso alternativo, lo sputtanamento della giustizia, ma tutta la magistratura che non ha mosso un dito. Quindi, torno a dire che lo stesso Berlusconi farebbe bene a sottolineare questo fatto, a dire io sono un peccatore, per carità, quello che volete, non andrò bene, però ricordatevi che c'è in Italia una macchina di persecuzione, che domani non credo, Renzi è un boy scout, che volete che la macchina di persecuzione della magistratura che scateni contro un boy scout, questo le riforme le fa, ma le fa per scherzo, non mette paura a nessuno che ragioni seriamente. La macchina di persecuzione è pronta ad agire nei confronti di chiunque. La magistratura ha dato prova di avere dei poteri eversivi. Le Brigate Rosse colpivano il cuore dello Stato, i polli, purtroppo, tragicamente, perché poi i lutti sono i lutti, l'ottusità degli assassini fa paura più della loro intelligenza. Io lo dicevo allora e torno a dirlo oggi, ma la vera macchina eversiva di questo paese è questa magistratura, con la quale non c'è riforma costituzionale che la rimetta in sesto se non si denuncia questo stravolgimento delle funzioni giudiziarie, che va ad aggiungersi alla inconcludenza e alla incapacità della magistratura di fare quello che dovrebbe fare, cioè amministrare giustizia applicando la legge.
leggi fatte male, tutto quello che si vuole, spesso fatte male per richiesta degli stessi magistrati, leggi che in questi anni della maggioranza di Berlusconi hanno aumentato i poteri discrezionali dei magistrati, per cui il partito dei magistrati ha strumenti più forti di quanto non avesse in passato. E io credo che e a tutto quanto che poi si innesta in un processo di allentamento dei giudizi etici, certo, i richiami, ha voglia a far richiami l'Osservatore Romano, l'Avvenire, i Celacei, ma c'è un certo allentamento, in fondo la gente dice, quello che diceva Belli del Papa, che il Papa mangia, beve, e poi chi ha giudizio, quando che Papa lui faccia soltanto, e in fondo i 5 Stelle, no, il partito dell'antipolitica, poi è il partito che in Italia è quello che dà più per scontato, che i politici rubano, certo, che altro hanno da fare, non è che è gente che non crede. Se le critiche peggiori all'ambiente politico vengono da quelli che non riescono a concepire un ambiente politico pulito. Diciamo, sono giustizialisti a prescindere. Sì, a prescindere. Quindi queste inchieste maligne, meschine, illegittime. Il processo Rubbi si capiva dall'inizio come andava a finire, però bisognava sputtanare Berlusconi. Ora, era un processo come tale, era un processo segnato da capace di soddisfare il moralismo dell'Avvenire d'Italia, che poi è un po' peloso, perché questo fatto che questi si ribellano quando Berlusconi dice adesso riscendo in campo, perché l'idea del partito cattolico o se vogliamo del partito neotemporalista, malgrado Papa Francesco, malgrado tutto, in certi ambienti cattolici ancora c'è, che si sperano ancora stabilire, secondo me è una speranza vana, ma insomma ce l'hanno, l'idea di Berlusconi. E qui vorrei aggiungere un'altra cosa e finisco, perché ho parlato anche troppo. Io non ho simpatie particolari di Berlusconi, mi sembra che abbia in qualche modo consumato anche lui parte delle speranze di un ritorno ad un liberalismo, perché non credo che abbia fatto una politica liberale, si è qualificato moderato, per un fisico cavolo, moderatamente forcaiolo, moderatamente progressista, moderatamente rivoluzionario, moderato, ma credo pure che credo che gli avversari di Berlusconi ogni tanto pare che si mettano d'accordo per fare di tutto per convincere me e convincere altre persone che Berlusconi è veramente un liberale. Lo perseguitano per quel tanto di liberalismo che c'è nel suo essere un puttaniere, scusate l'espressione, e quindi di essere un laico, un laico non è quello che fa i testini di arco, eccetera, eccetera. Ma questa manifestazione di antipatia che gli ha dedicato il mondo cattolico quando Berlusconi ha detto riscendo in campo, in qualche modo
in qualche modo dice, ma forse qualche cosa di liberale, di laico c'è anche in lui, non lo so, non vorrei cadere in equivoci né lasciarmi andare per, diciamo così, per il gusto della contraddizione a queste affermazioni. Grazie.